4, 3, 2, 1, top, décollage. Alle 12.30 ora italiana lo storico lancio è avvenuto. Per la prima volta la navetta russa Soyuz è partita da una base dell'Agenzia Spaziale Europea, quella di Kourou nella Guyana francese. A bordo i primi due satelliti del progetto Galileo che nel 2014 porterà alla realizzazione di un sistema di geoposizionamento prodotto in Europa. Cielo velato, leggera pioggia ma totale assenza di vento, condizioni ritenute ideali dopo il rinvio di ieri. Il lancio era stato posticipato a causa di problemi registrati alle valvole per l'erogazione del combustibile al veicolo russo.